Buonasera, buonasera. Si alza il sipario sul campionato di Lega Pro e ricomincia allo stesso tempo anche calcio spettacolo con una nuova edizione. Luce e ombre nella prima giornata per la Roburziena, 1-1 all'Ettore Mannucci contro il Pontedera. Analizzeremo con i nostri ospiti la partita e poi ovviamente anche la questione societaria che continua a tenere banco. Infatti Pietro Mele con un colpo di teatro ha annunciato di voler esercitare il diritto di prelazione sul 98% delle quote cedute da Antonio Ponte ad Anna Durio. Parleremo di tutto questo, puntata ricca di temi con i nostri ospiti ma anche con i nostri telespettatori. Vado a presentare per interagire con loro la nostra Irene Pagliai. Buonasera Irene. Buonasera a tutti, vi ricordo i nostri contatti 339 15 20 060 per sms o whatsapp, la nostra pagina Facebook Radio Siena TV. Interagite con noi per la partita del Pontedera e sull'attuale situazione societaria. Gli ospiti di questa sera li ringrazio: Valerio Beltrami, buonasera. Stefano Carignani, buonasera a voi. E il presidente del Siena Club Fedelissimi, Lorenzo Molinacci. Buonasera. Valerio, parto da te. L'1-1 della Roburziena sul campo del Pontedera, una prima un po' in chiaroscuro della squadra di Colella, che ha dimostrato specialmente nel primo tempo, ma direi anche per larghi tratti della ripresa, di essere in difficoltà sul piano fisico rispetto ai brevi linei della squadra di Indiani. Molta sofferenza sui tagli, però dopo il vantaggio dei locali è stata comunque coraggiosa ed abile a rimettere in piedi la gara. Ma sai, all'inizio è sempre difficile valutare. Sicuramente, questo non per accampare scuse, ma è una squadra che è partita in ritardo rispetto alle altre, sia da un punto di vista di assemblaggio, diciamo, e sia da un punto di vista anche proprio di preparazione non solo fisica ma anche tattica. Quindi, ripeto, cerca scuse non è mai produttivo, però credo che ci siano delle giustificazioni. Oltretutto anche altre variabili, il campo, perché assicuro che giocare sul sintetico è un altro tipo, secondo me è un altro calcio. Le squadre di Paolo, gli Indiani, sono sempre squadre molto preparate, che partono bene, allenatore esperto, abbastanza. Un insegnante di calcio. Lui ha avuto una bella, lunghissima gavetta, ci siamo anche incontrati diverse volte, uno che poteva fare anche di più, è stato sfortunato un anno in particolare quando era andato a Perugia, poi lo esonerano ancora prima di cominciare per motivi societari. Però insomma, diciamo che non dico che il bicchiere è mezzo pieno, perché insomma non è stata oggettivamente una gran partita, però giudicare è un po' ancora troppo presto. La difficoltà sì, però io trovo anche delle attenuanti, insomma, ecco. Sì, la prima giornata è sempre un po' aleatoria. Facciamo così, prima di passare la parola agli altri nostri ospiti, rivediamoci ciò che è successo nella partita di ieri dell'Ettore Mannucci di Pontedera, l'1-1 fra Roburziena e Pontedera, e poi torniamo in studio. Campionato di Lega Pro Girone A, prima giornata, la Roburziena riparte da Pontedera contro la giovane formazione di mister Paolo Indiani. Prima della gara viene osservato un minuto di raccoglimento per ricordare le numerose vittime del terremoto che ha colpito il centro Italia. Naturalmente manto sintetico per lo stadio Ettore Mannucci di Pontedera, subito intraprendente la squadra locale. Daniel Gemignani innesca Bonaventura, se lo perde Panariello. Bonaventura arriva in area di rigore, la finta su Panariello, cerca l'assist per Calò e poi ancora Bonaventura spara fuori. Si affaccia in avanti la Roburziena, lo slalom di Marotta. Si insinua dentro, Videtta lo tocca, per l'arbitro non ci sono dubbi, Zanonato ammonisce Marotta per simulazione. Gemignani, murato da Guerri, poi Della Latta ripropone verso Andrea Gemignani, che tiene in campo il pallone, mette il cross, svetta Guerri, sfera preda di Calò, spinto da Gentile, punizione Pontedera. Capovolge l'azione la Roburziena, Marotta si invola ma va a sbattere su Videtta, ignorando Castiglia che stava arrivando sulla sinistra. È partito forte il Pontedera, pallone per Kais, stavolta è bravo a bloccarlo Panariello, angolo di Daniel Gemignani, si coordina Vettori, pallone alto sopra la traversa. I brevilini del Pontedera danno molto fastidio alla Roburziena in questo avvio, come Bonaventura che sguscia via, poi il cross di Andrea Gemignani messo in calcio d'angolo. Altro cross di Bonaventura, scavalcato Andrea Gemignani. Pontedera che preme, la Roburziena prova con Marotta una sberla che non inquadra la porta. Guerri, largo Castiglia, fa viaggiare Iapichino,
mette a terra Iapichino, va al cross ma Mendicino non trova l'appuntamento con il pallone. Angolo della Bolzena che sta crescendo, Ghinassi fa la torre, allontana Risalite, poi il Pontedera riesce a spazzare via. Della Latta dentro per Kais che si divora così il gol del vantaggio. Sempre Pontedera con Calò, si aggiusta il tiro, lo fa partire Rasoiata ma Moschin è attento. Kais fino in fondo, altro cross al centro, non ci arriva Andrea Gemignani che poi scarica fuori per il tiro del fratello Daniel. Murato anche lui, in qualche modo la Robursena se la cava, qui però uno svarione favorisce Bonaventura. Entra in area di rigore, Moschin provvidenziale in due tempi, blocca il pallone. Cross dentro, dalla parte opposta schiaccia Panariello per il Siena, ma il Pontedera se la cava allontanando. Viaggia alto Andrea Gemignani, altro cross di Andrea Gemignani, Bonaventura raccoglie, la mette dentro, respinge però il Siena con Marotta. Pontedera che è brava ad approfittare degli spazi, Bonaventura il cross, Panariello chiude sul fondo. E poi Kais dentro ancora per il recupero provvidenziale di Bordi che toglie il pallone a Calò. Pontedera che preme fortissimo, Bonaventura viene fermato da Ghinassi, momento del gol, Bonaventura apparecchia per Calcagni, la porta vuota, è facile facile concretizzare, fare centro, 1-0 trafitto Moschin, azione quasi di sfondamento della squadra di Paolo Indiani che ha cinto d'assedio per qualche minuto la Roburziena e con una trama insistita ha messo dentro. Bonaventura, pescato da Daniel Gemignani, fornisce il pallone vincente a Calcagni, primo gol in campionato per Calcagni, dura poco il vantaggio del Pontedera, sbaglia Citti sulla punizione di Gentile e D'Ambrosio sbuca, la mette dentro 1-1, D'Ambrosio il più lesto di tutti ad approfittare della ribattuta, D'Ambrosio per l'occasione indossava la fascia di capitano dopo l'uscita dal campo di Ettore Mendicino. Citti commette una mezza papera, non trattiene e D'Ambrosio ribadisce in rete, botta e risposta fra Pontedera e Robursena, la partita che però ha ancora qualche emozione, tiro di Corsinelli in due tempi, Moschin che poi subisce anche il fallo di Andrea Gemignani e l'azione finale con il cross di Masullo, sbaglia la difesa del Pontedera, Gentile non ne approfitta, va bucato anche Marotta. E poi finisce qui, il direttore di gara Zanonato manda le due squadre negli spogliatoi tra Pontedera e Robursena, è 1-1. Questi dunque gli highlights di Robursena-Pontedera, riparto da Stefano Carignani. Abbiamo visto tante incertezze dietro dei bianconeri, interventi anche un po' approssimativi. Comunque sia, il Pontedera ha disposto delle palle gol migliori e in fondo quasi quasi ci stava il colpaccio per i bianconeri, sarebbe stato un risultato bugiardo. Fatto sta che la Robursena qualcosa in difesa deve registrare per forza. Sì, stavamo appunto commentando che molto probabilmente c'è stata un po' di disorganizzazione dietro alla difesa dovuta anche principalmente forse a, si parla della prima giornata per cui molto probabilmente questo è normale, ricordiamoci come giustamente ha detto lui che siamo indietro con la preparazione, potevamo vincere sì, magari ci saremmo rifatti della trasferta dell'anno scorso perché se non ricordo male l'anno scorso fummo un pochino bleffati perché ci furono due espulsioni ingiuste se vi ricordate, Borone e Burrai, esatto, il Siena meritava indubbiamente la vittoria, ieri vedendo anche gli highlights si vede bene che insomma abbiamo avuto anche un pizzico di fortuna, diciamoci la verità, ai punti avrebbe sicuramente meritato il Pontedera, ecco, senza ombra di dubbio. Bisogna un po' rivedere alcune cose, però insomma ecco, siamo alla prima giornata, ora si spera che l'organizzazione in difesa venga, ecco, venga presto. Poi se non sbaglio mancava anche lo squalificato Stankevičius che dovrà dare esperienza, dovrà dare solidità credo dietro, per cui sì, un'assenza che credo si sia un'assenza sentita. Che si sia vista, sentita. Certo. Anche perché Colella ha dovuto schierare Panariello come punto di equilibrio della difesa con Ghinassi e D'Ambrosio, esatto, ai esatto. Fianchi. Lorenzo, abbiamo evidenziato i difetti del Siena visto a Pontedera, invece cosa hai apprezzato della squadra bianconera? Il carattere. Io la cosa che ho notato di più è stato il carattere di questa squadra perché facendo un confronto con la squadra dell'anno scorso, molto probabilmente l'anno scorso, soprattutto nella parte finale del campionato, questa partita l'avresti persa.
E invece c'è stata una bella reazione dopo il gol, c'è stata ci ha aiutato il portiere, però comunque ho visto una squadra, anche se un po' indietro rispetto al Pontedera dal punto di vista fisico, però ha dimostrato di mettere in campo un carattere che ci potrà tornare utile nel corso del campionato. Bisogna anche mettere, io vorrei anche mettere in evidenza un altro fatto, al di là della preparazione che è cominciata in ritardo e ormai a questo punto lascia il tempo che trova, però è una squadra che per il terzo anno consecutivo è stata cambiata tutta. Sono stati cambiati praticamente 22 giocatori su 26, mi sembra, solo 4 sono stati confermati e sono insieme da poco più di un mese e secondo me ci vorrà del tempo per vedere il vero Siena. E ci sono anche da mettere in evidenza anche le assenze, Stankevicius, che per quello che si è visto giocare è uno che organizza la difesa perché non sta un secondo zitto, che comanda tutti quelli che c'è intorno. Doninelli, che visto a Cesena mi sembra un giocatore dai piedi buoni nel centrocampo, che forse in questo momento manca, e poi c'è Bonino, che dovrebbe avere quelle caratteristiche da centravanti di area di rigore che ieri si è evidenziato, soprattutto anche il difetto che noi si è giocato pochissimo dentro l'area. Valerio, Gentile ha propiziato il gol del pareggio bianconero con il calcio di punizione, con la complicità ovviamente del portiere del Pontedera Citti, è il regista, colui che ha le chiavi del centrocampo della Roburziana, è cresciuto particolarmente nel secondo tempo, forse predicando un po' nel deserto, ti chiedo lì in mezzo al campo, perché Guerra e Castiglia sono parsi un po' in debito d'ossigeno, in ritardo di condizioni. Sì, sai, questo è un modulo che sembra semplice, ma in realtà è abbastanza complicato. Perché dà meno solidità rispetto, che so, a un 4-4-2 classico, anche a un 4-3-3, è molto concatenato, nel senso che se qualcosa non quadra non sei molto protetto. Uno pensa che siccome giochi a tre dietro hai molta solidità centrale, ma in realtà non è proprio così, perché se guardi gli highlights prima ci sono state 3-4 imbucate sugli esterni per il ritardo di recupero del quinto di centrocampo o per un ritardo di scalata del terzo difensore, si sono prese delle imbarcate belle grosse, quindi il centrocampo spesso si può trovare in grande difficoltà perché tendi ad abbassarti per dare più protezione. Più ti abbassi e più sei lento a ripartire, più sei lento a ripartire e meno ti alzi, insomma è un circolo vizioso. Quindi anche su questo c'è tanto da lavorare. Ho visto per esempio dei ritardi molto, molto anche grossolani per certi aspetti di uscita sul fuorigioco, quella è un'altra, fuorigioco, diciamo dell'astico, no? Cioè a cercare di salire insieme se proprio non vuoi giocare il fuorigioco, e quello se sbagli un tempo se, sì, ecco, abbiamo visto sì, diverse azioni, esatto, del Pontedera, questo lo vedi lì, manca l'esterno dall'altra parte, la sincronia comunque. E questo, quando io prima dicevo ritardo di preparazione, non intendevo tanto solo quella fisica che poi in qualche modo t'arrabatti, quanto piuttosto proprio un ritardo di preparazione tattica, cioè, e come giustamente diceva Lorenzo, una squadra oltretutto cambiata radicalmente e quindi che ha necessità inevitabilmente di giocare insieme. Certo, la partita di ieri, sì, insomma, diceva il nostro amico che insomma ai punti, ma anche senza il loro portiere forse. Interrompo sì. Un attimo la discussione, Irene, sono arrivati alcuni messaggi. Sì, è arrivato un messaggio da Filippo che dice: sono per cercare di capire, vorrei chiedere come si possa fare le pulci alla Durio già prima che iniziasse a trattare con Ponte, mentre per Mele si deve aspettare a giudicare, nonostante sia da 2 anni il secondo proprietario della Robur. Filippo, grazie per averci scritto, parleremo nella seconda parte della questione societaria dopo aver appunto esaurito il tema della partita della Roburziana a Pontedera. Ricordo ai nostri ascoltatori che ovviamente leggeremo i messaggi dal contenuto non denigratorio e possibilmente anche firmati. Stefano Marotta, giocatore che ieri ha fatto reparto da solo, si è speso, grande generosità dimostrata. Forse non ha trovato un partner adeguato in Mendicino, che mi pare sia incappato in una giornata, no? Alla Roburziana ieri è mancato forse l'ultimo passaggio. Sì, anche se a me è piaciuto Marotta,
anche se in due circostanze, se dava la palla prima, forse si arrivava in porta con più velocità, però credo che purtroppo Mendicino stia dimostrando quello che ci ha dimostrato un po' l'anno scorso quando ha giocato con noi fino a dicembre. Qualche partita sì, qualche lampo, e però poi molta staticità. Per cui si è presentato in perfetta forma fisica quest'anno. Bene, però ieri purtroppo non l'ho visto, ecco, il partner ideale a Marotta. Mi sarebbe piaciuto vedere un centravanti che faceva più movimento, perché onestamente devo dire che Marotta mi è piaciuto come si è mosso, ripeto, è stato capoccione due volte quando non ha dato la palla, però ecco, ho visto un giocatore che ha i piedi buoni, che ti può far fare il guizzo, che può mettere la punta, il centravanti, in condizione di fare rete. Ma ieri purtroppo noi il centravanti, dispiace dirlo, ma ripeto, era molto statico. Mendicino si è mosso veramente veramente poco. Facciamo così, prima di sentire anche Lorenzo Molinacci, ascoltiamoci la prima parte, il primo estratto della conferenza stampa rilasciata a Ettore Mannucci di Pontedera dall'allenatore della Roburziena, Giovanni Colella. Colella, e poi torniamo. Valutiamo come pareggio. X. No, bene, pareggio di monta fa sempre bene. Pareggi vanno valutati sicuramente per quello che sono, che è poi il risultato che conta, però sappiamo che momento viviamo, che parlo di un momento calcistico, e quindi non sono tranquillo, anzi molto contento della rimonta, comunque che fosse, anche sia una squadra che non molla mai, questo lo sapevo già, l'ho già anticipata, non è che mi meraviglia la cosa. Siamo un po' dietro come ci aspettavamo di essere, una squadra piuttosto pesante, nel senso molto solida, che come dicevo prima avrebbe avuto bisogno di un paio di partite in più, non di un paio di partite in meno, quindi siamo più dietro degli altri, e onestamente lo dico adesso, questa era la squadra peggiore che potesse capitarci in questo momento. Noi quando abbiamo fatto il sorteggio abbiamo detto, ecco, l'unica che può darci fastidio in questo momento, perché loro sono una squadra molto leggera, barazzina, rapida, quindi sicuramente noi eravamo convinti che fosse un attimino più avanti di noi, come si è visto. La cosa non mi ha meravigliato assolutamente, anzi da un certo punto di vista valuto positivamente alcune situazioni che siamo riusciti a rimettere in piedi. In ogni partita c'è qualcosa che mi convince di più, qualcosa che mi convince di meno. La bravura, secondo me, che un allenatore sta nel trovare in una partita vinta qualcosa che non ti convince e in una partita persa qualcosa che invece ti convince. Questa è una critica che bisogna sempre farsi. Oggi, come ho detto, ci sono tante cose che mi hanno convinto e anche altre che non mi hanno convinto, però ripeto quello che ho detto prima, è complicato adesso dare un giudizio. Noi siamo partiti dietro, non posso neanche partire, non so neanche parlare di quello che parte di rincorsa, non è così, non siamo quelli che partono di rincorsa fisicamente, quindi abbiamo bisogno di lavorare ancora, però se guardi il bicchiere mezzo pieno vuol dire che pareggio va bene, insomma, che ci sta. Poi loro hanno fatto un'ottima partita, non hanno rubato assolutamente nulla, anzi, perché quelli di Mendicino hanno andato a loro. In questo momento era veramente la squadra peggiore da affrontare. Mi sono detto prima che invece di averne due in meno, di averne due in più, fanno i conti. Sono semplici, ci vuole ancora un po'. Abbiamo tutti i giocatori strutturati in una certa maniera, quasi tutti. Infatti non so, il Trabordi sembra fenomenale oggi, per carità è stato bravissimo, però chiaramente come costituzione è quello che in questo momento fa meno fatica, quindi va bene così, lo sapevamo comunque, ripeto, abbiamo affrontato, certo non vengo a dire prima della partita, ecco adesso arriviamo al Pontedera, loro vanno a 5.000 all'ora, sarei un deficiente a farlo. Abbiamo affrontata tirandoci sulle manichine, sapendo che saremmo andati in difficoltà, e questo è molto importante, perché una squadra che è in difficoltà, comunque, che è un pochino indietro, che va in campo, sa di essere indietro, sa di essere in difficoltà, e riesce a rimontare la partita, è tanta roba. Campionato è lungo. Il pensiero di Giovanni Colella. Parto da una delle ultime dichiarazioni, Lorenzo. Il Pontedera era il peggior avversario da affrontare in questa fase per la Roburziena?
Ma questo non lo so, perché essendo la prima giornata di campionato magari ci sono delle squadre che così non ti ispirano una grossa fiducia e poi magari faranno un grande campionato, come per esempio c'è stata la sorpresa maceratese l'anno scorso. Quindi non lo so, non so che tipo di campionato poi farà il Pontedera, quindi questo è difficile da poterlo dire. Credo che dalla partita di ieri, secondo me, io ho visto anche che la coppia d'attacco Marotta, che ieri mi ha fatto una grossa impressione dal punto di vista del fisico, di lottare su tutti i palloni, Marotta Mendicino sia poco compatibile perché con caratteristiche molto simili, nessuno dei due gioca dentro l'area e a quel punto rimane difficile dialogare e rendersi pericolosi, perché se si dialoga a 3 o 4 metri fuori dall'area poi dopo non siamo mai pericolosi, infatti noi non si è quasi mai tirato in porta. E poi mi aspetto un po' di più da Castiglia, che essendo un giocatore in cui la sua carriera si è svolta principalmente in Serie B, giocatore da piedi buoni e tutto, però si è visto che è un po' ancora sotto con la condizione fisica, ecco, da Castiglia mi aspetto un grande campionato. Lorenzo, resto proprio su di te. I giovani, abbiamo visto Grillo dal primo minuto forse in una posizione non consona a quelle che erano le sue abitudini, perché nella primavera del Palermo giocava come seconda punta, è stato chiamato a fungere da esterno, da quinto di destra, e poi direi un ingresso in campo davvero discreto di Bordi, che con una chiusura su Calò ha salvato il risultato quando il punteggio era ancora sullo 0-0. È difficile valutare i giovani, specialmente nella prima giornata, e noi certo non lo facciamo in questo momento, ma quale impressione hai tratto? Ma intanto Grillo fece una grandissima partita all'esordio nella partita con il Messina in Coppa Italia, era veramente incontenibile, poi si è un po' come dire, appannato. Sicuramente Bordi ieri è stato quando è entrato in campo ha fatto veramente la differenza. Poi io credo abbia anche dei giovani interessanti, per esempio anche Rondanini credo sia un giocatore su cui si possa puntare, tutto da verificare e da vedere all'opera nel reparto avanzato Firenze e Ventre. Sì, Firenze però Colella ha dichiarato di volerlo schierare come mezzala costantemente, quindi lo vorrà togliere dalla posizione di attacco. Sì, Ventre ieri è entrato, ma non è che si sia particolarmente messo in evidenza. Si sta parlando di una partita d'esordio e quindi ora vediamo il proseguo del campionato subito già da domenica prossima. Valerio, Marotta Mendicino, come diceva Lorenzo, a tuo parere è una coppia non bene assortita, forse li vedresti bene in un modulo differente? Ma non credo sia tanto problema di modulo quanto proprio di caratteristiche. Marotta è un buon lottatore, ragazzo 86 se non sbaglio, ragazzo di esperienza, che ha fatto quasi sempre bene, cioè magari non benissimo, però e quindi sa aprire gli spazi. Poi però se apri gli spazi bisogna che, però sai, non è solo la coppia davanti, perché dipende anche dagli inserimenti da dietro, perché se tu specialmente contro una difesa a tre come era il Pontedera, se non hai gli inserimenti da dietro e quindi fai aprire i tre dietro, se fatto caso noi abbiamo molto sofferto gli inserimenti sugli esterni, no? Sì, perché sì, i tre sono costretti ad allargarsi e allora in mezzo c'è l'uno contro uno. E se tu dall'esterno non ti inserisci tanto perché ancora non hai gamba, perché ancora non sei a posto, i due nel mezzo fanno fatica perché sono sempre tre contro due. Non mi sembra una coppia ben assortita, però credo anche che ieri sia una giornata poco adatta per giudicarli, insomma, per quantomeno per giudicarli in modo definitivo. Certo. Puoi giudicare la partita di ieri, ma non in modo definitivo. Mendicino, sai, io lo dicevamo prima, ancora prima di iniziare la trasmissione, chi mi conosce sa la mia fede da tifoso laziale, quindi conosco bene tutte le... E Mendicino lo seguivo quando era la primavera della Lazio, e lui esordì in Serie A a 19 anni, poi si è un po' perso, non ha più
non ha più dato seguito a quelle che erano le premesse, ma non parliamo di 15 anni fa, parliamo sì, un classe 90. Del 2009, mi sembra, esordì con Delio Rossi, quindi si spera sempre che ci sia un, come dire, una reminiscenza di quelle che erano le promesse di questo ragazzo, per ora è qualche anno che mi sembra affatichi. E quest'anno, quando prima dicevi, quest'anno si è presentato non in sovrappeso, beh, è un aggravante, perché almeno prima avevi la scusa, dice, beh, in sovrappeso, no? Cioè prima la scusa ce l'avevo, cioè, però ecco, bisogna essere molto cauti e molto equilibrati nel giudicare all'inizio, perché certo non emettiamo sentenze definitive alla prima partita, vorrei che tra due mesi fossimo qui a dire quante stupidaggini abbiamo detto in agosto, insomma, anche se certe cose vanno dette e si vedono, insomma. Una delle novità della nostra edizione è la rubrica Tattica a tavolino. Sentiamo nella prima parte di questo format come i nostri Roberto Benincasa e Marco Maffei hanno letto la gara con il Pontedera. Buonasera da Roberto Benincasa. Buonasera da Marco Maffei. Siamo qui per cercare di illustrare al meglio le chiavi tattiche della partita Pontedera-Siena. Allora, iniziamo con l'aspetto tattico del Siena. Il Siena scende in campo con il 3-5-2, voluto e dichiaratamente chiesto da parte dell'allenatore, e noi ci siamo trovati di fronte a una squadra messa con un 3-4-1-2, una differenza lieve ma significativa sul fatto che loro usano quasi un trequartista, chiamiamolo così, per poter lanciare le proprie punte. Noi facciamo un tipo di gioco leggermente diverso. Dunque la chiave tattica è di conquistare gli spazi, oggi nel calcio moderno, con la difesa a 3. Potrebbe essere facile o difficile a seconda di quello che troviamo di fronte. Il Siena ha trovato di fronte una squadra già pronta, una squadra già matura negli schemi tattici, una squadra che con la velocità è già ad ottimo punto. Noi siamo alla ricerca di una condizione atletica, alla ricerca di una condizione atletica che supporti anche quella psicologica e mentale. E, diciamo, in questo aspetto qui un bravo a tutti i ragazzi, perché hanno dimostrato di lottare fino in fondo e non si sono lasciati prendere dallo sconforto quando hanno visto davanti una squadra molto molto volitiva come quella del Pontedera, ricca di esperienza su quel tipo di gioco che Indiani già da anni gli sta infondendo. Abbiamo visto una partita nei primi 20 minuti, abbiamo visto un'altra partita dopo i primi 20 minuti, così si è riproposta alla fine dell'ultima mezz'ora un'altra partita. Guardiamo di analizzarla ancora meglio con Marco Maffei. Dunque, il Siena, come si diceva, ha dato un'impostazione tattica abbastanza chiara. Mister Colella ha chiesto dall'inizio una difesa a 3 alta, piuttosto alta, con i centrocampisti che andassero a pressare sul portatore di palla e con le due punte che a supporto ad attaccare i tre difensori avversari. Questo cosa ha comportato? Ha comportato che in alcune fasi siamo riusciti anche a fare un buon pressing, però quando poi la fase atletica non ha permesso quella brillantezza di riuscire ad attaccare bene il portatore di palla, sono partiti quei lanci che hanno messo in difficoltà la difesa al 3 del Siena. La difesa al 3 del Siena che a questo punto ha dovuto scappare e rincorrere, perché gli attaccanti molto veloci del Pontedera sono andati ad attaccare frequentemente innescati da uno dei tre centrocampisti, mi sembrava anche dal trequartista, sono andati frequentemente ad attaccare gli spazi. Questo ha costretto i nostri difensori a fare molti recuperi durante l'arco dell'incontro. Su questo aspetto bisogna, secondo me, riuscire a migliorare un po' la lettura della fase difensiva, cioè che a palla scoperta, come è capitato frequentemente, si riuscisse a anticipare quello scivolamento difensivo che è determinante per non rischiare di lasciare spazi importanti. Come si vede qui, gli spazi nella difesa a 3, gli spazi sono importanti, e la conquista degli spazi è il credo del calcio moderno.
avendo per due persone estremamente rapide e il centrocampista che innesca questi contropiedi o questi lanci, sapendo dove metterli, faceva due tocchi, arrivava la palla a questo numero, ora non ricordo come si chiamasse il cognome, il numero 18, un tocco di controllo, il secondo tocco immediatamente sugli spazi. I nostri attaccanti, i nostri difensori si trovavano a dover rincorrere negli spazi, l'hanno fatto per tutto il primo tempo, per tutta buona parte dei primi 20 minuti e per tutto il secondo tempo, ed è stato veramente bravissimo Panariello a recuperare almeno 5-6 volte continuativamente il loro attaccante, effettivamente sembrava appunto della tarantola. Questo però è dovuto al fatto che la preparazione atletica del Siena ancora non è completata. Torniamo in studio, linea che passa alla rete per alcuni consigli pubblicitari e poi di nuovo insieme con Calcio Spettacolo. Bentornati qui su Calcio Spettacolo, stiamo analizzando il pareggio per 1-1 fra Robur Siena e Pontedera, o meglio tra Pontedera e Robur Siena. Ancora qualche spunto sulla partita, vado da Stefano Carignani. Dario D'Ambrosio, l'uomo copertina della giornata di ieri, doveva lasciare la società bianconera ad inizio stagione, poi partito per il ritiro, si parlava di un interesse molto forte del Messina, ha convinto e ieri si è preso una bella rivincita. Tra l'altro è stato schierato in più posizioni, come terzo di destra, come quinto di destra, calciatore quasi che riscopriamo adesso, dopo che nella scorsa stagione aveva fatto ben poco, tant'è che era andato in prestito al Bassano e che con la sua comunque esperienza potrà essere molto utile alla causa e funzionale per questo campionato. Ma credo di sì, anche l'anno scorso francamente aveva fatto delle prestazioni che a me non mi erano dispiaciute, poi forse con il cambio della squadra che abbiamo avuto, non lo so se anche lui subì un po' il cambiamento appunto. Ieri mi è piaciuto, al di là della rete che magari è stata una cosa facile, però insomma lui ci si è fatto trovare, per cui si dice sempre sono facili, però lui era lì, non è che ce n'era un altro, per cui credo sia stata molto positiva. E come abbiamo detto prima, ritornando al discorso della difesa, quando poi ci sarà anche un po' di esperienza e si parla di Stankevičius, credo che D'Ambrosio sia molto importante per la squadra, ecco. Andiamo ad ascoltarcelo, Dario D'Ambrosio, il difensore che ha firmato il gol dell'1-1 della Robur Siena sfruttando il calcio di punizione mal respinto dal portiere Citti del Pontedera. Dario D'Ambrosio e poi torniamo in studio. Aspettavo perché non facevo il gol, però mi sono reso conto da chi avesse segnato, insomma, l'importante era fare una buona prestazione e cominciare bene. Credo che tutta la gara prendiamo quello che è stato fatto, soprattutto la reazione dopo il colpito. Purtroppo, per fortuna, comunque c'è un ritiro dove il mister, i direttori, i tifosi, insomma, fanno la squadra, hanno visto D'Ambrosio in ritiro e hanno deciso di tenerselo. Io credo che comunque, a prescindere da tutto, non ci sia stata un'indicazione dalla giuria, perché comunque penso che in base all'anno scorso si voleva fare, tra virgolette, un po' piazza pulita con tutti i ragazzi dell'anno scorso. Quindi non era stata presa una decisione sotto forma né di persona né sotto forma di calciatori. Poi nel momento in cui mi hanno conosciuto il ritiro, penso sia anche soprattutto sul lato umano, abbiamo insomma, trovato degli accordi e abbiamo firmato un contratto che mi dà con il Siena del Grande. Sì, penso che il mister mi prova sia da terzo in difesa che da quinto, dove il mister pensa che gli possa servire il gioco. Da terzo e da quinto per me è indifferente, l'importante è mettersi a disposizione dell'allenatore e della squadra, per il bene della società e dei tifosi.
Comunque ne avevamo preparato anche in allenamento, soprattutto poi all'inizio stagione i Grevigini danno sempre un po' più di noi, però poi una volta che in allenamento prendi le contromisure durante la partita, capisci insomma i movimenti, ci lavori e sei più attento. Penso che siamo partiti il 23-24 di luglio, insomma, quindi appena un mese che siamo insieme e c'è ancora da amalgamarsi ancora tutti quanti. Penso che comunque sia un ottimo gruppo fatto da ottime individualità, ma soprattutto da uomini seri e che fanno del calcio una professione, quindi un lavoro importante. E, insomma, vedo una squadra ben costruita dal portiere e dall'attaccante, un mix di giovani con dentro dei giocatori di esperienza di valore. Dario D'Ambrosio, che Lorenzo dice erano partiti quelli della società per fare piazza pulita dei giocatori dell'anno scorso, ma su D'Ambrosio si sono dovuti ricredere, insomma abbiamo capito che comunque sia gli elementi tesserati della scorsa stagione con il contratto non rientravano nei progetti tecnici del nuovo corso Robur Siena. Sì, credo anche che abbia rinnovato il contratto. Sì, un triennale, in attesa di ufficializzazione. Era in scadenza, però ha rinnovato il contratto, evidentemente poi i ritiri servono anche a questo, perché te magari ti fai l'idea di un giocatore che non ti può essere utile, poi invece dopo le prime amichevoli, dopo il campionato, puoi intravedere che può essere utile, perché D'Ambrosio molto probabilmente il suo ruolo con cui giocherà con maggiore continuità esterno a centrocampo, che ieri è stato arretrato in difesa per l'assenza di Stankevicius. Secondo me anche un altro che è sempre stato in lista di partenza, ma che ieri quando è entrato benissimo in partita e che ci può dare una grossa mano, è Masullo. Sì. Ci penserei bene prima di darlo via agli ultimi giorni di mercato. Lorenzo, per introdurre il tema societario parto proprio da te, ma non so se Irene ha qualche messaggio da leggere. Sì, è arrivato un messaggio da Rob, partita noiosa da morire come quelle del Siena di Azzori, ma chi è il presidente del Siena dopo Ponte, si sa niente? Beh, Ponte legalmente è ancora il presidente della Robur Siena, la situazione societaria è in divenire e adesso per l'appunto andiamo a parlarne. Ti chiedo però Lorenzo se a tuo parere la squadra possa aver risentito nella gara di ieri di quel clima di incertezza che appunto si respira attorno alla compagine societaria, Ponte, Duro, Miele, poi insomma ne parleremo a breve, se qualche spiffero possa essere penetrato nello spogliatoio, nella preparazione a questa partita. Ma nonostante tutti gli addetti ai lavori abbiano smentito questa possibilità, secondo me sì, perché questa è una squadra tutta costruita praticamente ex novo da un direttore sportivo Dolci, da un direttore generale però con propensione a fare il direttore sportivo. Il mercato è stato fatto insieme fra il figlio fra Federico Trani, Vaira e Dolci, che sono gli uomini di Anna Durio. Di conseguenza è innegabile che da Colella a tutto lo staff e ai giocatori la bomba arrivata a 24 ore dall'esordio in campionato un qualcosa possa avere influito poi dopo nella mente dei giocatori che poi sono scesi in campo a Pontedera. Il diritto di prelazione di Pietro Mele ha annunciato di voler esercitare la possibilità di acquisire il 98% delle quote che Antonio Ponte ha ceduto ad Anna Durio. Siamo in attesa che appunto Pietro Mele, oltre alla manifestazione di intenti, presenti le garanzie e la documentazione necessaria per avvalersi del diritto di prelazione e versare la cifra che Anna Durio aveva sborsato per appunto rilevare il Siena da Antonio Ponte. Ad oggi non ci sono novità, abbiamo cercato di contattare i protagonisti e Pietro Mele non ha accettato il nostro invito ad essere presente qui in studio, ha comunque ringraziato ed apprezzato appunto per essere stato coinvolto, non sarà presente, comunque sia Lorenzo, poi vado a sentire anche gli altri miei ospiti, è chiaro che questo diritto di prelazione che Mele ha annunciato di voler esercitare ha creato grande scombussolamento
isolamento, grande scompiglio nella tifoseria che vedeva in Annadurio un progetto di grande stabilità e che adesso si deve interrogare su cosa abbia pronto, se ha qualcosa di pronto, Pietro Mele. Ma inutile dire che la tifoseria senese ha le scatole piene di tutte queste vicende societarie cominciate con il fallimento della società di Mezzaroma, poi ripartiti dalla Serie D con una società formata da Mele e da Ponte, che però dopo la vittoria del campionato siamo arrivati alla scorsa estate in cui è stato speso per fare mercato e per gestire una società il quadruplo di quello che era nella possibilità della società stessa, rischiando di riportare il Siena sull'orlo del fallimento dopo appena un anno e mezzo. Dopo un anno che Mele e Ponte si erano messi alla ricerca del cosiddetto socio forte, che era diventato un tormentone virale da tutte le parti, perché si cercava sempre questo socio forte ma poi non arrivava mai, così come non è mai arrivato lo sponsor o altre situazioni, il 2 di febbraio si è materializzata, hanno trovato questo socio forte che si è materializzata nella persona di Annadurio. La signora Annadurio non l'hanno cercata tifosi e l'hanno imposta a Mele e a Ponte, è completamente l'inverso, è stata trovata da Ponte e da Mele e l'hanno tirata dentro la società per salvarla Da un probabile fallimento, perché dopo 12 giorni c'era da pagare gli stipendi e i soldi non c'erano, come già era stato annunciato in maniera avventata da questi signori prima della partita con il Tutto Vuoio. Sì. Quindi poi da lì tutti abbiamo dato per scontato che ormai il Siena era di Annadurio. Poi sì, Siamo arrivati a giugno, abbiamo scoperto e invece così non era, e c'è stata una battaglia legale appoggiata da tifosi, occupazione della sede o meno, in appoggio a che si concludesse questa operazione fra Ladurio e Ponte. Una volta finito questo abbiamo considerato tutto, ormai Ladurio presidente, perché poi dopo il giorno prima dell'inizio del campionato è arrivato questo diritto di operazione. È chiaro che i tifosi sono frastornati, incavolati, demoralizzati, e si inizia il campionato nel peggiore di modo possibile sotto questo punto. Ora Mele deve far seguito alle intenzioni e fare realmente il passo il diritto di operazione. Poi a questo punto ragioniamo, vediamo un pochino quello che succede, perché io in Pietro Mele, presidente del Siena, non ho assolutamente nessuna fiducia. Ti interrompo un attimo, Lorenzo, vorrei leggere il comunicato che Pietro Mele ha diramato qualche minuto prima che la nostra diretta cominciasse. È un po' lungo, elaborato, mi scuseranno i nostri ascoltatori, mi avvalgo del mio smartphone. Per correttezza nei confronti della città, dei tifosi e degli organi di stampa, mi preme precisare quanto segue. In questa fase il sottoscritto è semplicemente un socio che ha espresso un diritto legittimo, che è quello dell'esercizio della prelazione. Ne consegue che non mi necessita nessuna sovraesposizione mediatica, né mi competono eccessi di protagonismo. La società è operante in ogni settore e la mia figura in questo momento non può e non deve essere operativa, e soprattutto non deve essere d'intralcio all'attività della società stessa in ogni sua funzione, mentre essa segue il suo percorso con la massima tranquillità e concentrazione. Non è interesse mio e non è interesse della società creare scontri mediatici che possono essere artefatti, manipolati e strumentali. Il mio progetto è quello di consolidare e migliorare la Roburzena e non di lavorare su lesioni o macerie. I fatti e gli eventi hanno seguito e seguiranno. Un percorso di legittimità che nulla ha a che fare con la capacità di saper rintuzzare ogni avverso comunicato. Capisco che nella società moderna c'è necessità di comunicazione, ma non è la capacità di saperla gestire che determina il raggiungimento degli obiettivi imprenditoriali concepiti nella legalità. Vorrei scusarmi con tutti gli organi di informazione e molti amici che in essi lavorano.
Nel momento attuale non posso trovare tempo per ciascuno di loro ed è mia volontà rimanere equidistante e non essere scortese. Ciò nonostante, rendendomi conto che nel momento contingente devo gestire la comunicazione, dare conto di eventi che avvengono e mi vedono protagonista, nonché precisare spesso la correttezza dei fatti, annuncio che continuerò a esprimere tramite comunicati stampa, ringraziando comunque tutti coloro che mi hanno proposto interviste. Vorrei tornare a precisare che viviamo in una società, una città, che è nota al mondo per avere una collettività civile determinata dalla sua storia e dai suoi cittadini. È questa la Siena che amo, che non ceda a prevaricazioni e che quando si mostra unita raggiunge traguardi impensabili. Rispetto a tutte le opinioni espresse in maniera corretta, non intendo tuttavia tollerare ulteriormente chi ha deciso la strategia dell'offesa per cercare di intimorirmi relativamente ai miei propositi. Stefano, come commentare questo comunicato di mail, il terzo? Ma, come interpretare comunque? Come interpretare? Chiaramente credo che questa persona abbia in qualche maniera sotto certi aspetti dai network, oggi c'è questa moda di Facebook, dei network dove vengano scritte cose, commenti, per cui molto probabilmente si evince che questa persona è rimasta, forse qualche volta sarà stato, non lo so, offeso, non lo so. Per quanto riguarda l'attualità, mi sembra di capire che lui voglia andare avanti da quello che dice in questa cosa qui, perlomeno, anche perché, come diceva giustamente Lorenzo, lui ora in questo momento, visto che ha avuto questo diritto di prelazione, dovrà, io sono molto ignorante in materia, ma insomma io credo che il diritto di prelazione significa che lui ora deve tirare fuori i soldi, sì. E in questo momento, e in quel caso lì lui diventa il proprietario, sì. E acquisisce di oltre il 98% dall'1,25% che aveva, acquisisce la totale, il 99% perché uno già ce l'ha, sì. E acquisisce la società in toto. Che poi sia lui o siano altri, io questo non lo so. Io però ecco, vorrei fare una premessa. Io sono un tifoso, credo di avere passione per il calcio e che vado a vedere il Siena. Qui c'è Lorenzo accanto a me, ci si conosce da piccini che si andava a vedere il Siena. Io devo dire la verità, a me interessa che il Siena vada avanti. Parliamoci chiaro, io non voglio entrare nelle cose Durio, Mele, per me il Siena l'importante è che vada avanti e che non fallisca e che si vada allo stadio tutte le domeniche a vedere la partita, poi chi è il presidente, chi è, l'importante è che sia chiaramente vengano fatte le cose per far durare questa, per, sì. Far diciamo continuare questa creatura, si garantisca la continuità aziendale. Si garantisca la continuità. Ora giustamente Lorenzo prima faceva un discorso, diceva sì, che poi ho interrotto, ma lo hanno risentito. Ma io faccio un mestiere, io faccio il rappresentante di commercio, io francamente, Lorenzo ti dirà la verità, qualche dubbio che i giocatori quando sono professionisti entrano in campo ce l'ho. Perché io sono un rappresentante di commercio, non faccio pubblicità all'azienda che rappresento perché non la posso fare, ma a me che ci sia il padrone, che sia Tizio o Caio, l'importante è che mi paghino i provvigioni, per cui io ho qualche dubbio sul che il giocatore abbia o l'allenatore abbia risentito di questa situazione, la vedo, non lo so, ecco, francamente il giocatore quando entra in campo poi si scarica. Abbiamo giocato a pallone, si sa che insomma qui c'è un mister che sa bene queste cose. Sì, a breve lo ricoinvolgeremo, volevo ecco, terminare cui, il discorso con te. Per cui dico, ecco la cosa, poi finisco, per me l'importante è che il Siena vada avanti, tutto qua. Io ho fatto l'abbonamento, ho deciso di fare l'abbonamento quando ancora non era venuto fuori la storia della prelazione, ora io continuerò. L'uno all'altro andò a farmi il mio abbonamento. Per me essere tifosi del Siena significa questo, principalmente. Lorenzo, ti ho interrotto, scusami, prosegui con il tuo discorso, poi leggeremo i messaggi che sono arrivati ai nostri ascoltatori. Dicevo, allora, innanzitutto mi volevo riferire a comunicati di Pietro Mele. La Durio prima ha messo 2 milioni di euro, poi si è presentata
Qui invece c'è parecchie chiacchiere, mi sembra, sia da parte di Ponte sia da parte di Mele, c'è parecchie chiacchiere. Ora ci vuole soldi. Quando arriveranno i soldi valuteremo se Mele sarà presidente, proprietario, lui e basta, e quella è una situazione. Se invece dietro Mele ci sono degli imprenditori, un imprenditore, un gruppo di imprenditori, aspetteremo che questi si presentino alla città, no? Sì. Che ci facciano, che ci illustrino i loro programmi, che ci illustrino i loro progetti, come ha fatto Anna Tullio, perché Anna Tullio poi quando si è presentata ci ha illustrato i campi di allenamento, tutte le, che secondo me sono, io era quello che volevo sentirmi dire da un presidente, visto che si viene da anni in cui la progettualità del Siena con gli ultimi anni di Mezza Roma e con Ponte era ridotta praticamente a zero. Avere una proprietà che si presenta dicendo che vuole fare il centro sportivo, che vuole fare i campi di allenamento, che vuole fare una foresteria, che voleva fare un campo sintetico, cioè per me, che voleva fare il settore, per me è che io sono tifoso della prima squadra, però considero anche tutta questa altra cosa, tutto questo movimento, erano cose che noi volevamo sempre da una proprietà. Questa viene, poi c'aveva la falli, però quindi io valuterò dopo chi ci sarà dietro Pietro Mele. Se invece dietro Pietro Mele c'è Pietro Mele, io visto che faceva parte della vecchia società, che lui insieme a Ponte abbiamo combattuto e che aveva portato sull'orlo del fallimento, io mi dispiace, non lo appoggerò, lo contesterò e lo ostacolerò finché sarà possibile. Ecco, Lorenzo, la Mele comunque nel suo, hai fatto bene a precisarlo, Mele nel suo secondo comunicato comunque ha precisato come ci siano delle persone che gli abbiano dato fiducia, e credo che stia anche questo il punto principale, cioè verificare la credibilità e la solvibilità di questi soggetti, se eventualmente no, ci è fondamentale, no? È fondamentale, perché una volta capito chi c'è dietro Pietro Mele capiremo cosa ci aspetterà. Perché le persone ormai nel mondo di internet non si nasconde più niente, nemmeno la doppia personalità di Monzi in Uccilli. Quindi con internet si casca sul sicuro, nessuno può nascondere più niente. Stefano voleva aggiungere qualcosa, poi altrimenti vado da Valerio. No, io non ho visto annuivi. Io ho detto quello che ma cioè, per carità, io mi aggrego a quello che ha detto lui, condivido. Dico altresì che però molto probabilmente, ripeto, a Naturio secondo me il Siena lo poteva, cioè lo poteva comprare prima in maniera brillante, ecco, io, è questo che non riesco a capire, ci sono delle cose che francamente sono, ripeto, non le sappiamo, non le so, però mi risembrano proprio poco chiare, ecco, tutto qua. Sia dall'una che dall'altra parte. Io comunque l'importante, ripeto, forse mi ripeterò, io, l'importante è il bene del Siena e non di chi. Irene, Irene, smaltiamo alcuni messaggi. Sì, proprio riguardo alla passione calcistica, la partita, scrive un anonimo, la partita bellissima, abbiamo sofferto e creato anche qualcosa, dalle tre quarti solo un po' imprecisi. Comunque sia Mele o Durio o chi sia, tutti uniti nella fede della Robur. E ancora ci scrivono riguardo a Mele. Allora, c'erano altri messaggi, stanno arrivando. D'accordo, allora, con Carignani. Sì. Pietro Mele ha le spalle coperte, anzi copertissime. Io non lo so come ha fatto a convincere certi imprenditori, ma evidentemente è stato bravo a vendere le sue idee. Gli imprenditori che saranno nella cordata sono tanta ma tanta roba. Abbiate fede. Luca. Queste le notizie di Luca, che ringraziamo per averci scritto. Abbiamo altri sms, messaggi WhatsApp. Per l'appunto, d'accordo con Carignani, di fronte ad una quasi certa nuova proprietà, l'impegno e la determinazione dovrebbe essere ulteriormente accentuato, proprio per permettersi dimostra non il contrario. Leo. Poi un'altra domanda, semplice per Lorenzo, ma i tifosi si devono abbandonare o no? Abbonare. Ah, ha sbagliato a scrivere.
Marco. Allora, prima di andare da Lorenzo, vado da Valerio, che ti ho un po' tenuto all'oscuro della discussione, perdonami, anche perché sappiamo come ti piace parlare più di calcio e di campo, da tecnico quale sei. Ti pongo una domanda alquanto generica, ecco, di tutto questo balletto societario, quali sensazioni, quali idee ti ha dato? Senti, io dico intanto che sono sfortunato da un punto di vista delle mie passioni, perché come dicevo prima io sono un grande tifoso della Lazio e un grande tifoso del Siena. La contestazione allo Tito dura da 2 anni, da 10 anni da parte della tifoseria, ora comincia o prosegue anche qui, quindi sono io che porto sfiga. No, a parte le battute, ma allora, parentesi, non credo, Lorenzo, che la squadra abbia risentito, anche perché è un aspetto, stasera ho incontrato un amico che mi ha detto questa è l'unica, le società di C sono tutte in crisi, questa è l'unica che ha due che la vogliono acquistare, dice, quindi quasi 3 presidenti, quasi 3 e una vuole vendere, quindi dice, insomma, possiamo far scuola da questo punto di vista. Io credo che la squadra possa risentire se non pagano gli stipendi, se rischia di saltare, esatto, il banco, esatto, e quant'altro, se il problema è cambiare proprietà, sai, non è che cambia la proprietà tecnica, insomma, ma al di là di questo poi no, a me non piace molto parlare di queste cose, io discuto sempre, litigo con mio figlio perché appena finiscono le partite io spengo la televisione, non me ne vorranno gli amici che ci ospitano né altri, perché a me piace vedere il pallone che rotola, e quindi quando poi si va, è chiaro che sono cose di cui bisogna parlare, perché poi il pallone rotola nella misura in cui qualcuno lo fa rotolare. Però non sono molto portato, e poi non sono molto portato a parlare di cose che non conosco nei dettagli, perché a me piace, non mi piace Ponzio Pilato, mi piace espormi, però mi piace espormi su cose che conosco. Sono d'accordo con Stefano, cioè a me poi alla fine mi sta a cuore il Siena, che seguo, io sono prossimo anno, non sono di Siena, ancora si sente il mio accento, la provenienza, ma prossimo anno festeggio 40 anni di permanenza, è una città a cui ho dato tanto, ma che mi ha dato molto di più di quanto io abbia dato, e quindi ce l'ho nel cuore. E nel cuore, essendo io, avendo passione calcistica, ho anche le vicende calcistiche. Sì. Il mio sogno non è più quello di vedere il Siena di nuovo in Serie A, perché credo che questo da vivo non mi possa succedere. Poi mai dire non mai. Mettiamo lì, mai dire mai, però insomma mi sembra quantomeno molto improbabile. Però mi piacerebbe vedere un Siena stabile. Da qualunque parte venga questa stabilità, andare a vedere una partita di Serie C non è per niente deprimente. Sai che andare a vedere la Serie C è di non andare a vedere più Ronaldinho o quant'altri abbiamo visto transitare, certo, qui per il campo. Quindi sia l'uno sia l'altro, anche perché oramai mi pare che siamo, come si dice qui, alle porte coi sassi, no? Cioè, è un discorso. Pagare moneta, vedere cammello, insomma, sì, non è che possiamo andare avanti a lungo con discorsi, comunicati e chiacchiere, quindi sì, i tempi sono personalmente io sono d'accordo sul fatto che qualunque sia la proprietà, certo capisco il discorso di Lorenzo perché ha più ampio raggio, si parla di campi di calcio, si parla di, ti dico Lorenzo che a me fui contattato per entrare nello staff delle giovani del Siena da un signore che si chiamava Paganini, rinunciai, però da allora io ho sentito sempre gli stessi discorsi e ho visto sempre le solite cose, o meglio le solite non cose, qualunque siano stati i presidenti, alcuni che abbiamo nel cuore, altri un pochino meno, per usare un eufemismo. Quindi venga chi vuol venire, chi può venire, non sì, credo che Pietro Mele abbia una solidità, glielo auguro, ma non credo abbia una solidità economica personale per poter far fronte a queste esigenze, quindi se la cosa verrà portata avanti, suppongo che indubbiamente abbia dietro uno o più persone, come tu dicevi giustamente, vediamo di chi si tratta, però insomma a me la cosa che sta a cuore è la stabilità del Siena e il futuro stabile e solido, perché scusa, mi sto dilungando, ma sì, non è. Se puoi stringere, perché dobbiamo. Ecco, allora stringo solo su una cosa: noi ci dobbiamo mettere in testa che non esiste più un certo Babbo che ha ripianato, esatto, per tanti anni molte situazioni. Per cui eravamo un po', come dire, tanto c'è chi ci pensa. Abituati, adesso dobbiamo avere qualcuno che offre stabilità, chiunque esso sia. Questa è la chiosa del discorso, insomma.
Bene, facciamo un break, però prima di andare in pubblicità gustiamoci la seconda parte di Tattica a tavolino, la rubrica curata da Roberto Benincasa e da Marco Maffei, poi facciamo una pausa e torneremo per l'ultima parte di Calcio Spettacolo. Ci sono varie fasi nella preparazione che si riguarda il fondo, riguarda la durata, la tonicità, riguarda la velocizzazione. La velocizzazione è l'ultimo atto e nella velocizzazione poi ci sarebbero le partite da compendio per portare in condizione agonistica i giocatori. Questo al Siena è mancato. Hanno cercato di fare il tutto il più possibile, ma in campo si vede che mancano questi automatismi anche mentali, e questo ci ha indotto come centrocampisti a soffrire le giocate rapidissime che hanno fatto loro e con giocate che obiettivamente non raffinate sotto il punto di vista tecnico, ma efficaci sotto il punto di vista tattico, e ci hanno messo veramente in difficoltà. Il primo tempo si è campicchiato di qua e di là senza grande occasione, forse hanno avuto una loro, ma era un fuorigioco non segnalato dal guardaline. Però il secondo tempo chiaramente loro hanno avuto il sopravvento su questi lanci lunghi e su questi rinvii della difesa che non hanno badato a storie, oltre la linea del centrocampo, oltre la linea dei difensori, i giocatori che poi hanno finito stremati sono riusciti veramente a metterci in difficoltà. Un bravo al portiere e ottimi i tre difensori, compreso anche Bardi che è subentrato, che ha dato un equilibrio maggiore a tutto il reparto difensivo. Ora guardiamo, perché essere bravi in fase difensiva è importante, però ricordiamoci che la difesa a tre è importante se il centrale della difesa è un organizzatore di gioco della squadra, è una sorta di playmaker basso da dove partono i suggerimenti che poi dovrebbero partire per tutta la squadra. Quindi il Buoni a livello di contrasti, di recuperi, fisicamente dentro la partita, mentalmente dentro la partita. Chiaramente quando poi siamo andati a dover proporre qualche cosa a livello più tecnico abbiamo dimostrato qualche limite, e io mi auguro che sia soltanto per un affaticamento che effettivamente le partite ti danno e che devi comunque superare con le partite stesse. Gli allenamenti servono fino a un certo punto, le partite servono per completare la preparazione tecnica, atletica e mentale del giocatore. Un aspetto tattico abbastanza importante all'interno di questa partita, si diceva nel primo tempo ci sono state due partite di fatto, la prima fase di circa 20 minuti in cui il Pontedera ha fatto veramente tanta intensità, veramente tanta velocità, ci ha messo anche in difficoltà. Successivamente il Pontedera si è abbassato, ha abbassato abbastanza gli esterni, i centrocampisti sono andati molto ravvicinati, molto vicini ai tre difensori del Pontedera, e il Siena ha iniziato a poter fare qualche fraseggio in più, a prendere un po' più di campo, ad alzare la difesa e riuscire a costruire qualche cosa. Cosa ha costruito il Siena nei 20 minuti più positivi del primo tempo? Ha costruito alcune palle, alcune verticalizzazioni sull'esterno sinistro, il quale esterno sinistro è riuscito a mettere tre palle interessanti all'interno dell'area di rigore, però in queste tre palle, in tutti i casi, gli attaccanti del Siena hanno fatto questo movimento, cioè entrambi gli attaccanti, sia Mendicino che... come si chiama? Tutti e due gli attaccanti sono andati ad occupare lo stesso spazio, e nello stesso tempo nessun centrocampista o esterno bianconero è andato ad accorciare nel punto dove poi è andata a cadere la palla. Quando si fanno questi interventi e sulla fascia Fantino? Jacopino ha fatto questi suggerimenti, e l'altro esterno, Grillo, era estremamente preoccupato della situazione non offensiva, ma della situazione che gli si poteva creare alle spalle in fase difensiva, ed era palese di questa sua preoccupazione. È la prima partita a livello professionistico, in un ruolo complesso, perché
che gli esterni del centrocampo a 5 è un ruolo estremamente complesso, dove bisogna avere non soltanto intelligenza tattica, misurare l'avversario, bisogna avere passo e capacità di andare direttamente l'uomo sull'uomo dopo aver fatto 50 metri. Siamo più mezzofondisti qui che non attaccanti puri, quindi questo ragazzo si dovrà adattare a trovare una realtà, diciamo, diversa, una sua situazione più matura con il tempo, senza demoralizzarsi più di tanto. Ha delle qualità, le dovrà esprimere, dovrà maturarsi, se vorrà avere il suo spazio nel calcio professionistico. Finale di Calcio Spettacolo, siamo tornati in diretta dagli studi di Via Fiorentina, stiamo sviscerando il tema societario, la diatriba Meledurio. Irene, sono arrivati molti messaggi, leggiamoli. Sì, buonasera, conoscete i tempi tecnici della prelazione? Questo è Massimo che ci scrive. E un altro messaggio. Rispondiamo subito a Massimo, certo. Pietro Mele ha ovviamente esercitato, ha detto di poter esercitare il diritto con la comunicazione, ha interrotto i termini che scadevano il 28 di agosto, dovrà presentare entro poche ore le garanzie necessarie per che il collegio sindacale con il presidente Marco Turchi verifichi la credibilità di questo diritto di prelazione che Mele intenderà esercitare, poi circa 10 giorni per poter pareggiare l'offerta di Annadure ad Antonio Ponte, circa 2 milioni e mezzo. Prego Irene. C'è un messaggio interessante da Gianluca. Io, scusate, ma quando la Durio ha messo i soldi ma non c'era un avvocato, un atto notarile considerando anche i soci di minoranza, oppure ha dato i soldi così? Non l'ho capito. Mi sapete dare una risposta? Un'ultima cosa che do, ragione al Mulinacci, che Mele non mi dà punta fiducia, anzi aggiungo, non vorrei che sotto sotto ci sia Ponte. Gradirei un commento dai vostri ospiti, un saluto a Stefano Carignani, Gianluca, grazie. Questo Gianluca non possiamo saperlo, poi su me ovviamente è una tua opinione personale che noi leggiamo ben volentieri. Stefano, rispondiamo al nostro ascoltatore. Non possiamo saperlo, ripeto. Anche dell'operato del legale della Durio di Alessandro Amato, evidentemente non ha riscontrato la necessaria competenza forse in questa operazione, mi domando da questo messaggio che abbiamo appena sentito. Evidentemente no, ma ripeto, a me... mi allaccio un po' a quello che ha detto lui prima, quando le cose non le sappiamo dare giudizi è sempre difficile, per cui io non mi permetto di esprimermi sotto questo aspetto. È chiaro, l'unica cosa, che il parere che posso dare è che certe situazioni, ecco, sembrano a vederle da fuori, sembrano un po' strane, ecco, tutto qua, però chiaramente non sapendo i fatti non posso permettermi di dare un giudizio, tutto qua. Irene? Un altro messaggio che dice: mi dispiace per la Durio, ma forse stava mal consigliata e ingenua di fronte a un volpone come Pietro Mele, non l'hanno fatta tutelare. Ringraziamo ancora il nostro ascoltatore per averci scritto. È un messaggio anonimo. Ma Mele e quelli che lo sostengono lo sanno che fra acquisto della Robur, stipendi e gestione ordinaria questo anno gli occorrono circa 6 milioni? Questo è vero, vado da Lorenzo. Indubbiamente chiunque voglia intraprendere questo investimento per il tramite di Pietro Mele ha bisogno di una somma ingente di denaro. Abbiamo parlato sì di 2 milioni e mezzo che la Durio ha corrisposto ad Antonio Ponte per il 98% delle azioni, però poi ci sono delle scadenze da rispettare, fino a giugno gli stipendi, c'è un pregresso da saldare della passata stagione, magari Mele potrebbe anche non riscontrare i favori di gran parte o comunque di una parte della tifoseria, gli abbonamenti non andrebbero a gonfie vele, quindi meno introiti, insomma l'investimento è notevole. L'investimento è grossissimo, soprattutto però io, cioè, ripeto, non capisco la necessità di fare tutto questo il giorno prima dell'inizio del campionato, poi mi si potrà dire, ma io quando ho trovato soldi ho esercitato il diritto di operazione, per carità, può essere una chiave di lettura, giustissimo. Però io dico, uno che entra in una società di calcio, praticamente quando tutto si sarà finito, 10 giorni chiuso il mercato, con una squadra già costruita con contratti di 2-3 anni, con uno staff che hanno tutti un triennale, con un direttore sportivo con un triennale, con un direttore generale,
Cioè, voglio dire, spende 2,5 milioni prima di mettersi a sedere al tavolino. E poi non può assolutamente intaccare quello che è l'operato della società, della squadra, perlomeno fino a giugno, fino a gennaio. Ma io dico, uno che ha queste potenzialità economiche, secondo me, entra nel mondo del calcio dal portone principale, mira, non dalla finestra, come sta entrando ora, facendo da una finestra aperta da Pietro Mele. Uno che ha queste grosse potenzialità economiche può comprare una qualsiasi società di Lega Pro, perché il Siena è una società importantissima, ma ora come ora, senza più, come si diceva prima, il Monte dei Paschi, è una società paragonabile a tantissime società di Lega Pro. Il fatto di avere fatto 10 anni di Serie A vuol dire poco, niente, insomma, in questo momento. Comprare per Pisa ora. Può comprare Pisa. Quindi io ora vediamo cosa c'è dietro il Mele. Se dietro il Mele ci saranno imprenditori che vengano a Siena, si presentano alla città, ci dicano i loro progetti, ci spiegano quello, il motivo per cui hanno comprato il Siena, per carità, valuteremo, non è che noi siamo, tifosi di Annadurio. Bravo, tifosi di Annadurio. Però, come ha fatto Annadurio, che ha convinto una tifoseria e una piazza con i suoi progetti da attuare, però enunciati, chi verrà dovrà fare altrettanto. Allora può avere anche l'appoggio della tifoseria. Questo non succederà se, finché però, ci sarà solo Pietro Mele e non verrà allo scoperto chi c'è dietro. Questo è il mio pensiero. Per rispondere prima all'ascoltatore, ha detto: ma i tifosi si devono abbonare o meno? Io dico, volevo proporre di questa domanda. I tifosi giustamente devono fare quello che ritengano opportuno fare. Chi si vuole abbonare s'abbona, chi non si vuole abbonare non si abbona. Indipendentemente dalla proprietà. Indipendentemente dalla proprietà. L'anno scorso c'era chi ha fatto una pagina Facebook per invitare i tifosi a non abbonarsi perché non era stato riconfermato Morgia. Quindi io posso anche capire se un tifoso non si abbona se non sa chi ci può essere dietro Mele, perché io ti posso dire quello che fu io, che l'abbonamento ancora non l'ho fatto. Io l'abbonamento con Pietro Mele presidente non lo fo. Se poi dopo arriveranno persone serie e affidabili, lo potrò fare se sarò sempre in tempo, se no pagherò il biglietto e do anche più soldi alla società. Giustamente, Lorenzo, questo è il tuo pensiero, ha fatto bene a questo è il mio pensiero, ma il tifoso, ovviamente, io non posso andare a dire non ci si abbona oppure ci si abbona, uno deve fare quello che ritiene più opportuno. Irene, andiamo a smaltire altri messaggi, prego. Sì, ci scrive Giuseppe: sono tifoso del Siena dal 1969 e mi rifiuto di fare ancora Siena se ci sarà un presidente del genere. Mi si presta da prestanome a chiunque sia. Ho già fatto l'abbonamento Lega Pro Channel e mai accetto un pessimo signore come presidente che non ha fatto niente quando poteva e fa solo questo nella speranza di arricchirsi con la costruzione dello stadio, che spero lo porti al fallimento del suo progetto sul calcio. Giuseppe, vediamo di moderare anche un po' i termini, abbiamo letto il tuo messaggio. Ti ringraziamo per averci scritto, noi non sappiamo ovviamente se Pietro Mele abbia mire di arricchimento, non possiamo dichiararlo in questa sede, comunque sia sei totalmente libero di non sottoscrivere l'abbonamento, come ha detto Lorenzo, come pure di sottoscriverlo. Ora non definiamo Mele un pessimo soggetto, non mi ricordo il messaggio, rimaniamo nei limiti della continenza, quindi mi sento un attimo di richiamarti, me lo consentirai. Stefano, volevi intervenire sulla questione? No, mi sembrava avessi scosso. Prego, allora, Irene. Il Mele non è secondo me un volpone, ha solo seguito quello che la gente ed il diritto privatistico gli consentiva, niente di più, niente di meno. Leo. Sì, certamente Pietro Mele eserciterà probabilmente un proprio legittimo diritto come quello di prelazione. Stefano, quali ambizioni? Allora, perché Pietro Mele a tuo parere ha
ha percorso questo passo, ha scelto di intraprendere la possibilità comunque di esercitare la prelazione. Sappiamo insomma che Pietro Mele è sempre stato abbastanza vago sulle dinamiche, sulle sue scelte future. Al 16 agosto, in intervista del Corriere di Siena, diceva che Mele in quel momento non aveva rintracciato i soldi per la prelazione. C'è a tuo parere anche la possibilità di coinvolgere qualche imprenditore interessato alla ristrutturazione dello stadio? Pietro Mele è un ingegnere ed era entrato nel Siena anche per questo motivo. Ma questo bisognerebbe domandarlo a lui, io no, non lo so quello che l'ha spinto da quel messaggio, da quel comunicato che hai letto poc'anzi te. Lui ha parlato anche di una passione per Siena, di un amore per questa città, e da Senesi, sai, questo si può capire, perché chiaramente questo è comprensibile da parte sua. Poi però le sue intenzioni, quello che lui chiaramente, ecco, ripeto, come abbiamo detto prima, io non credo che, io gli auguro di avere tutto questo patrimonio e di avere la possibilità di comprarsi una società di calcio, però non credo che lui viaggi da solo, ecco, in questo viaggio che lui ha intrapreso non credo che sia solo, a mio avviso. Però ripeto, non so, non posso sapere, per cui non so di preciso che cosa l'abbia spinto. Tutto qua. Facciamo un attimo un break sulla questione societaria. Il nostro Filippo Tozzi analizza la giornata di campionato appena trascorsa, la prima del torneo di Lega Pro Girone A. Quindi Filippo Tozzi con una kermesse, un punto sul torneo, e poi torniamo in studio. Il gol messo a segno da Matteo Di Gennaro al 29esimo minuto di Renate Olbia apre ufficialmente le danze per il girone A della Lega Pro 2016-2017. Nel raggruppamento della Robur il segno X è stato quello più frequente durante la prima giornata, con 6 pareggi su 10 gare disputate. Nei rimanenti 4 incontri spicca l'unico successo esterno, quello dell'Alessandria, capace di aggiudicarsi i primi 3 punti lontano dal fattore campo, dalle mura amiche del Giuseppe Moccagatta. Dopo i primi 45 minuti di gioco, 7 gare su 10 del calendario della prima giornata di esordio di questa Lega Pro erano caratterizzate da una situazione di sostanziale parità. L'unica variante rispetto al triplice fischio finale è stata rappresentata dalla doppia rimonta esterna del Como sul campo dell'Arezzo, Arezzo capace di andare in gol per 2 volte durante la prima metà di gara con Bearzotti e con l'ex bianconero Kevin Arturiamga, poi ha subito la rimonta del Como. Anche la prima giornata della nuova stagione conferma sostanzialmente uno dei tratti caratteristici, uno dei tratti fondamentali della Lega Pro, ovvero sia l'importanza dell'ultimo quarto d'ora di gioco, l'incidenza dell'ultimo quarto d'ora di gioco a livello di risultato. Como, Tutto Cuoio, Piacenza e proprio la Robur Siena sono state le squadre che sono state in grado di riacciuffare il pari in questa prima giornata, proprio dal 76esimo al 90esimo minuto, rispettivamente con i gol di Nossa, Berardi, Forte e proprio di Dario D'Ambrosio per la compagine di Mister Colella. Analizzando questo trend anche nelle altri gironi, nel B e nel C della Lega Pro 2016-2017, si trovano solo e soltanto conferme, perché come dicevamo l'ultimo quarto d'ora di gioco sono state messe a segno sostanzialmente un terzo delle reti totali messe a segno in questa prima giornata. Sulle 63 marcature complessive, ben 20 sono state messe a segno nell'ultimo quarto d'ora di gioco. 20, tanto per dare un termine di paragone, sono state le marcature messe a segno nel totale di tutti i primi tempi, le fasi finali di gara. Quindi si dimostrano quanto mai preziose e soprattutto quanto mai decisive a livello di risultato per le compagini di Lega Pro. A proposito di risultato, domenica prossima al Franchi sarà di scena il Gianna Erminio, una delle attuali 4 capoliste che affronterà la squadra di Mister Colella. Il calendario mette poi di fronte ai bianconeri nelle prossime 2 giornate anche un'altra capolista attualmente in vetta al girone A di Lega Pro, ovvero sia il Livorno. E proprio il Livorno sarà atteso, mentre la Robur sarà impegnata contro il Gianna Erminio, con un'altra capolista, quella Alessandria, che ha sconfitto sostanzialmente, ha incontrato sconfitta dal Milan quest'inverno durante le fasi finali della Team Cup. Insomma,
il pallone è tornato finalmente a rotolare sui manti verdi, finalmente si torna a parlare di calcio e, come scriveva Nick Hornby, se tutto va male, la ragazza ti lascia e perdi il lavoro, c'è comunque il campionato, un campionato che inizia a settembre. Un saluto. Grazie al nostro Filippo Tozzi che ci ha illustrato questa prima giornata del campionato di Lega Pro Girone A con statistiche e curiosità. Valerio, subito una vittoria per forse le due grandi favorite, l'Alessandria ed il Livorno. Sì, l'Alessandria viene da un periodo buono, poi ha avuto un calo, però l'anno scorso ha pagato magari la libidine di andare a giocare a San Siro con Grecucci allenatore, ha preso Piero Braglia. Piero è anche lui è un altro navigato, ha vinto campionati, molto esperto e sa vincere, ha giocatori, ha preso un attaccante che qui non ha fatto tanto bene, ce lo ricordiamo, ma che in realtà Gonzalez che però oddio, è vero che ha fatto bene solo a Novara, poi alla fine stringi, però insomma è ancora il Piemonte, è un giocatore di grande qualità. Ho letto oggi che ha preso anche Sesto, o lo sta per prendere, che in questa categoria è uno su cui scommettere, perché è uno che non gioca di fine, è uno che dà quantità e qualità. Sì, viene da 40 partite in Serie B con la maglia del Brescia. Esatto, cioè credo che sulla carta l'Alessandria sia decisamente più forte. Il Livorno non so, può essere un po' un outsider. Ora Cellini ieri ha fatto gol, pronti via, però anche uno che, se non ricordo male, è un 81, cosa sì, non tanto. So poi Serie C in campionato che logora molto e se giochi tutto su un giocatore. Io credo, e torniamo al discorso che siamo alla prima di campionato, siamo sempre agosto, credo che l'Alessandria a oggi è quella che... Tanti pareggi, Valerio, comunque. Ma perché sai, all'inizio il pareggio va bene a tutti, anche alle squadre favorite, perché non vuoi partire male, perché insomma guarda la Serie A, guarda l'Inter, no? Sì. Parti male e ti casca il mondo addosso. Quindi il pareggino, stai lì, metti in conto... E le polemiche si attenuano, vedi Pescara-Napoli, ora io mi ripeto quelle di Serie A perché sono più clamorose. Il pareggio all'inizio va bene a tutti e quindi magari a qualcuno gli vanno bene, vedi l'Arezzo che vinceva 2-0 e si è fatto rimontare. Però insomma, campionato da decifrare, ma almeno sulla carta io credo che l'Alessandria abbia qualcosa in più. Irene, ci sono altri messaggi, prego? Sì, abbiamo una domanda per Lorenzo da parte di Davide. È più gettonato Lorenzo. Ma il comunicato congiunto di venerdì notte non spingeva i tifosi a non fare l'abbonamento? E che la firma portava anche la dicitura del Siena Club Fedelissimi, di cui sei presidente? Sì, quello è un comunicato uscito a caldo in quella circostanza, firmato da tutti i club e da tutte le varie anche componenti della curva, in cui si invitava i tifosi a non fare l'abbonamento, in cui si diceva che noi non saremo mai, non sosterremo mai una società in cui c'è Pietro Mele presidente. Io ho detto che vediamo un pochino se Pietro Mele sarà presidente e vediamo chi c'è dietro Pietro Mele, in base a poi a quella prenderemo nuove decisioni. È chiaro che se c'è Pietro Mele presidente, l'appello verrà confermato a non fare l'abbonamento. Io mi riferivo che io in questo momento non lo fo, ma in questo momento, senza sapere cosa succede, potrebbe anche essere che Pietro Mele non diventa proprietario del Siena. Ti riservi di valutare? Mi riservo di valutare il comunicato, un comunicato uscito a caldo, in cui in quel momento c'era la sicurezza che Pietro Mele era presidente del Siena perché aveva esercitato il diritto di operazione. Oggi sono passati venerdì, sabato, domenica, lunedì, domani e martedì e ancora non abbiamo la certezza che Pietro Mele sarà presidente del Siena, quindi aspettiamo, valutiamo e poi prenderemo nuove decisioni, perché potrebbe anche essere che non è così. Altri messaggi, Irene? Sì, leggiamo. Pietro Mele è una persona seria e degna di massimo rispetto. Purtroppo la sua riservatezza e onestà intellettuale spesso diventano un boomerang. Io gli consiglierei di incontrare il prima possibile i tifosi e di chiarire tante cose. È evidente che i tifosi, dopo tutto quello che hanno passato, hanno paura.
giustamente le opinioni sono divergenti nella piazza. Pietro Mele non è il nuovo che arriva. Pietro Mele è 2 anni che è nel consiglio di amministrazione della Cisiena, non è che c'è da conoscerlo, i tifosi Pietro Mele lo conoscono e lo conoscono bene ed è per quello che si può dare giudizi. Qui si spaccia Pietro Mele come dice: non lo prende la Durio, lo prende Pinco Pallino di Frascati. No, non lo prende la Durio, lo prende Pietro Mele, che era nel consiglio di amministrazione di Robu Siena, che l'ha portata al fallimento. C'è una differenza, qui Pietro Mele non c'è da conoscerlo, si conosce. Sì, Lorenzo, se è stato chiaro, quindi la preoccupazione della maggior parte dei tifosi credo sia questa, cioè associare Mele alla vecchia gestione che ha riportato insieme. Sì, certo, cioè associare Mele a Ponte. Ce l'ha riportato Pietro Mele? Sì, queste sono giustamente delle osservazioni. Sì, però scusami se prego, se prego Stefano, interrompo. C'è anche da dire che poi però è vero che ce l'ha portato Pietro Mele, ma poi è anche vero che Ponte a Pietro Mele gliel'ha tirato in tasca in qualche maniera, diciamocelo. Gliel'ha tirato in tasca perché non, in si parole cercava, povere da, si quello che, Varini, da quello che si legge si e da quello Varini, che si sa, per cui Lorenzo credo che sia paragonabile a Ponte Pietro Mele, credo, poi ripeto, le cose bisognerebbe saperle tutte. Però, no, insomma, comunque sia il socio di maggioranza assoluta era Antonio Ponte, Pietro Mele ha partecipato alla gestione, tra i due è avvenuta una spaccatura evidente. Esatto, volevo dire questo, la spaccatura è avvenuta dopo che sono arrivati i soldi. Dopo o prima è avvenuta, il socio forte e lo cercava Mele e Ponte, non è che lo cercava solo Ponte. Mele ha sempre dichiarato, Lorenzo, infatti, di essere stato tenuto all'oscuro della trattativa che aveva appunto portato Ponte. Visto che c'ha tutti questi soldi a disposizione, li poteva mettere allora 2 milioni di euro, no? C'era bisogno, e Anna Dù non arrivava. E questa è giustamente un'altra tua considerazione. Mele pare che abbia dichiarato, insomma, i soldi li ha trovati forse recentemente, vedremo cosa accadrà con comunque, il diritto di relazione. Si parla anche di occuparsi della squadra, fra qualche giorno, se non domani o domani l'altro, scade la delega che la Durio aveva avuto da Antonio Ponte nel momento della firma dell'accordo dal notaio Mandarini. Ecco, da quel momento fino a che o la Durio sarà presidente o Ponte sarà presidente, nella società non si può fare niente. E questo è un altro tema. Una cosa completamente bloccata, questo. Non si può essere presa nessuna decisione in un momento topico della stagione. Sì, questo è vero, quindi Pietro Mele, se veramente intenderà esercitare questa prelazione, è chiaro che dovrà accorciare o comunque sia muoversi decisamente, perché i tempi rischiano di andare a nocumento della squadra. Irene, altri messaggi? Leggiamo da Sergio: in questo momento Mele mi è sembrato molto pacato nei comunicati, quindi penso che abbia tutte le carte in regola per poter pagare il dovuto. A me non sembra un bluff, speriamo non ci siano dietro loschi personaggi. L'abbonamento secondo me si fa o non si fa in base alla squadra, non in base al proprietario. Ancora un altro messaggio. Io non capisco molto, nemmeno i tanti messaggi che sento, perché non capisco perché non si debba aspettare a giudicare prima di vedere le carte e valutarle bene. Ora, se la questione è personale per tanti motivi al tifo del Siena, non serve tutto ciò e non credo che si debba giudicare se uno è biondo o moro, simpatico o antipatico, altrimenti tutto appare davvero strumentale. Lo aspetterei a giudicare. Non so se ancora un altro messaggio. Esaurito. Sì. Io gli consiglierei di tirare fuori i quattrini. Uno è molto diretto in questo pensiero. Abbiamo colto insomma delle opinioni differenti all'interno della piazza. C'è abbiamo chi... anche un ultimo. Sì, ho fatto bene a interromperli, prego. Pietro Mele è una grandissima persona, ma i soldi del mio abbonamento non li spendo. Giustamente ognuno si forma i propri pareri e sceglie se sottoscrivere o meno l'abbonamento, se seguire la strada, se valutare o meno i soggetti che eventualmente Pietro Mele porterà nel suo esercizio del diritto di prelazione. Ultima domanda per Valerio prima di chiudere, perché non abbiamo ancora parlato del Gian Erminio, prossimo avversario della Robur Siena. Se la regia può mandare in onda anche la grafica con il prossimo turno, la seconda giornata del campionato di Lega Pro Girone A, rapidamente prima di affrontare appunto
appunto l'ultima parte della trasmissione. Como Pontedera si giocherà il 4 settembre alle 16.30, così come Olbia Lucchese, Piacenza Lupa Roma, Racing Roma Prato, Roburzena Angiana Erminio, Tutto Cuoio Viterbese alle 18.30 e sempre alle 18.30 Pistoiese Pro Piacenza, Cremonese Renate, Alessandria Livorno, big match, e Carrarese Arezzo. Il Gian Erminio, Valerio, squadra che da 2 anni si trova in Lega Pro, una scalata impressionante dalla promozione alla Serie C con 3 vittorie di fila nei rispettivi campionati a questo allenatore al Beck addirittura dal 1993 che guida la squadra della città di Gorgonzola, che prende il nome da un eroe di guerra morto insomma nella prima guerra mondiale. Pensavo fosse una nobile donna, Gian Erminio, non la conosco, quindi direi il... Quando ci sono queste scalate così importanti e che proseguono, c'è una stabilità societaria, no? Oreste Bamonte è il presidente, da oltre 30 anni. Beh, appunto, cioè, significa che c'è quella una stabilità che non è momentanea, perché sennò non puoi reggere. E soprattutto non puoi confermarti, perché arrivare... che so, Castel di Sangro, tanto per nominarne qualcuna, poi però non rimani. E quindi sono sempre squadre da prendere con grande con le pinze. E il Siena è chiaro che deve vincere, però è una partita che andrà giocata, non so dirti. È molto intrigante Alessandria Livorno, sì. Quella è veramente intrigante perché comunque darà già un po' un cenno a quello che potrebbe essere in prospettiva. Io dico forza Siena, spero di trovarla a 4 punti domenica, chiunque sia il presidente certo. della società. Purtroppo non abbiamo tempo per trattare l'argomento, ma domenica in occasione della gara contro il Gianna Erminio si terrà l'intitolazione della curva Robur al compianto tifoso Lorenzo Guaspari. Documenteremo chiaramente il tutto seguendo da vicino un ricordo doveroso appunto per Lorenzo, tragicamente scomparso qualche anno fa. Prima di chiudere l'ultima parte della rubrica tattica a tavolino di Roberto Benincasa e Marco Maffei e poi rientriamo in studio per i saluti finali. Diciamo che come prima partita ha guardato più a non prenderle che a darle, sì, diciamo, è stato un po' bloccato, ma questo è normale, fa parte dell'esordio. Comunque il Siena non si è tirato indietro, non ha mollato un passo, abbiamo cercato di essere in partita anche se era palese la differenza di reattività delle due squadre. Come ha detto giustamente il mister nelle dichiarazioni post partita, loro probabilmente faranno queste 15, 16, 20 partite ai massimi livelli, poi chiaramente avranno anche loro un momento di appannamento, però affrontarli ora la prima partita è stata un'impresa veramente ardua, penso sia stata la partita più difficile di una squadra già in trasferta, questa di tutto il campionato, di tutto il girone, del nostro girone, quindi un bravo ai ragazzi per aver creduto fino in fondo e l'hanno veramente creduto, tanto più che siamo quasi arrivati a completare la partita con un risultato estremamente positivo, se al cross di Masullo fosse subentrato un intervento diciamo significativamente realizzativo da parte del nostro centrocampista. Diciamo che due cose vorrei per concludere. I nostri due centravanti, doppio centravanti, ha un senso se gli spazi che vanno a conquistare con determinazioni non sono gli stessi, perché altrimenti si pestano piedi e vengono meno i presupposti del doppio centravanti o del doppio attaccante. Uno può fare da torre, quell'altro può muoversi, uno può essere un lento ma catalizzatore di gioco, ma l'altro potrebbe essere veloce. In questo momento grandi differenze non le noto. Per quanto riguarda gli esterni, diciamo che abbiamo già detto quello che volevamo puntualizzare. I centrocampisti sono centrocampisti di vaglia, sono centrocampisti che hanno anche delle qualità agonistiche importanti, certamente Castiglia ha bisogno di più tempo per la mole fisica che ha, bisogna correre un po' di più e questo penso che sia una valutazione che riguarda appunto la sua struttura, lo stiamo aspettando, abbiamo bisogno di illuminazioni. Per quanto riguarda i difensori, Stankevicius è stato preso, da quello che si dice, per fare il centrale di difesa.
Il centrale di difesa è ieri è stato quello che ha corso di più e ha corso più velocemente di tutti. Stankevicius sarà questo? Non lo sappiamo. C'è, senz'altro è che con Stankevicius i dettati da parte suoi nei confronti della squadra saranno praticamente molto più pregevoli e da lì partiranno azioni senz'altro più veloci da realizzare. Vediamo un attimino quello che succederà fin dalla domenica partita. Mi riattacco un attimo a quello che ha detto Roberto sul centrocampo, cioè sul discorso di Castiglia. Spesso i difensori del Siena hanno recuperato i palloni e questi lanci lunghi, ma le seconde palle cascadute nella frattura che c'era fra centrocampo e difesa sono state spesso conquista dei centrocampisti o del trequartista del Pontedera. Perché più rapidi, questo chiaramente, perché più rapidi, più dinamici, sono arrivati prima sul pallone e hanno avuto la possibilità di reimpostare nuovamente contro i soli tre difensori. Certo. E questo chiaramente è un aspetto che va limato, va risistemato, perché poi diventa estremamente pericoloso. Certo. Un'ultima annotazione: non si parla di aspetto tattico, si esclude sempre comunque il portiere da questo aspetto tattico, invece il ragazzo ha dimostrato veramente di saperci fare, si è comportato egregiamente, ha fatto una grandissima parata al secondo tempo su un tiro ravvicinato da parte di un attaccante del Pontedera, l'ha bloccato una palla difficile, così come ha dimostrato anche personalità su altri interventi in uscita, e bravo anche a lui. Quindi sì, diciamo siamo soddisfatti, il risultato paga più per il Siena che non per il Pontedera, ovviamente noi siamo i bianconeri, è andata bene così. Questa è l'ultima parte della rubrica Tattica a tavolino di Roberto Benincasa e Marco Maffei, che ringraziamo e ritroveremo nella prossima puntata di Calcio Spettacolo. Al volo, prima di chiudere, gli ultimi messaggi, Irene. Sì, abbiamo Giuseppe che chiede scusa se è stato troppo duro, ma è troppo arrabbiato. Giuseppe, ti perdoniamo. E poi abbiamo un altro messaggio: già fatto l'abbonamento, 330 euro, mi piaceva la Durio ma l'importante è il Siena e le questioni personali vanno messe da parte, abbonatevi. Abbiamo concluso con i messaggi. Concluso Irene. Con tutti i messaggi. Io ringrazio proprio Irene Pagliai per essere stata in nostra compagnia ed aver gestito il grande traffico di sms e messaggi WhatsApp che è giunto all'interno della nostra trasmissione. Siamo riusciti a gestirlo e a leggere più o meno tutte le opinioni dei nostri ascoltatori. Un ringraziamento a Valerio Beltrami. Grazie a voi, buonasera a tutti. A Stefano Carignani. Grazie a voi, buonasera. E a Lorenzo Mulinacci per essere stati in nostra compagnia. E chiaramente un ringraziamento anche a Marco Giudici e a Franz Plantoni in regia, alla camera Daniele Bellavista. Giulio Valenti vi saluta, vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di serata, sempre naturalmente in compagnia dei nostri programmi con Radio Siena TV. Arrivederci a lunedì prossimo.